Questa mattina siamo in ritardo, perciò corriamo a prendere il traghetto. La destinazione di oggi è l'isola di Aegean, che dista circa 8 km dalla costa turca. Ma prima, colazione! È una specie di panificio dove vendono direttamente i loro prodotti di forno, pane e dolci. Cosa credete che sia? Vino? Succo di frutta? No, è latte! Qui vi è la cultura di accudire i colombi, essendo essi il simbolo della pace. Quest'uomo anziano scherza volentieri usando gesti volgari e trova la giusta punizione. Che vecchietto pericoloso! Turan ha voluto attaccare un adesivo del nostro sponsor sul suo furgoncino. Per maggiori informazioni, ecco il sito di Seagull Soup. Avete visto quella persona sul gommone? Strano, vero? Questa è una zona di campagna, collinare,
e molti lavorano raccogliendo le olive. A proposito, il loro olio è molto buono, come quello italiano. Ma non hanno macchina o moto, perciò per recarsi al lavoro devono camminare dal centro città fino a qui. Così, al ritorno, chiedono passaggi. Quando ci siamo fermati, voleva salire in macchina. Ma visto che stiamo già stretti, è saltato sul gommone. Che uomo coraggioso! Eccoci arrivati al porto per raggiungere l'isola di Aegean. C'è una nebbia molto fitta, bello! Purtroppo, proprio a causa della nebbia, ci siamo persi. Così abbiamo usato il GPS. Ma come, peschiamo? L'isola è lontana e noi siamo in mezzo al mare. Turan cerca di spiegare che qui vi è un cappello, ma Luca invece pensava ci fosse un relitto. Dopo qualche minuto ci siamo capiti.
Vi era un pesce pronto per essere catturato, ma il rumore del gommone lì vicino lo ha spaventato. Qui non abbiamo visto pesci e inoltre vi era una forte corrente, così ci siamo spostati sull'isola. Proviamo a pescare in fondali bassi. Speriamo. Thank you.